Un pronto soccorso pediatrico, sempre più bello ed accogliente, quello che è stato presentato oggi all'ospedale Fornaroli di Magenta, grazie ai disegni che simboleggiano la natura del Parco del Ticino. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell'ex primario, la dottoressa Luciana Parola, dell'attuale primario, la dottoressa Francesca Lizzoli, dalla presidente dell'Associazione Le Stelle di Lorenzo, Tiziana Macchi, e dalla dottoressa Chiara Radice. Allora, sono la dottoressa Radice, il direttore medico dell'ospedale di Magenta Abbiate Grasso e vabbè, quale migliore occasione di ringraziare per quest'opera che rende ancora più bello il nostro pronto soccorso, che è stato aperto in piena pandemia e quindi non ha avuto la benedizione, no, la benedizione l'ha avuta, ma non ha avuto l'occasione di fare un'inaugurazione ufficiale e quindi adesso che è ancora più bello perché è allestito grazie all'associazione, possiamo anche inaugurarlo ufficialmente, diciamo. Benissimo, benissimo. Allora, io come diciamo ex primario e quindi quella che ha un po' progettato la cosa insieme alle caposala, Prego. Lucia Ferrario, Lavornia Maria Rosa e la più recente giovanissima Sabrina D'Angeri. Abbiamo diciamo progettato questi nuovi disegni per il pronto soccorso con una idea che abbiamo condiviso, e cioè di non utilizzare le tigri, gli elefanti o i bellissimi Pugliani dalla scenari ortopedica, africani, Pugliani pesci, acquari, dall'ortopedica. che sono molto diffusi in tutti gli ospedali, ma di fare una cosa legata al nostro Territorio. ambiente, territorio. Quindi ci rifacciamo un po' alla nostra pianura, agli animali della nostra zona, al Parco del Ticino. Questa idea è stata realizzata, poi vedrete tutti i disegni. Per il futuro vorremmo fare anche un giardinetto fuori, mettendo delle foto proprio della nostra pianura, in modo che i bambini, entrando qui dentro, si sentano in un ambiente familiare, l'ambiente in cui loro vanno magari a fare le passeggiate con i loro genitori di domenica. E quindi verosimilmente possano essere un po' più tranquilli anche in un ambiente come il pronto soccorso. Devo ringraziare innanzitutto la presidentessa delle Stelle di Lorenzo, Onlus, Tiziana Macchi, anche amica, ma soprattutto presidentessa di questo gruppo che è molto vicino all'ospedale e che ci ha donato appunto i fondi per realizzare questo progetto. È davvero un progetto importante perché i bambini in un ambiente più allegro e più sereno stanno sempre meglio e quindi magari riescono anche a venire a fare la visita in modo più tranquillo. Noi ci auguriamo questo. Questa è la nostra cosa. E è piaciuto talmente tanto questa idea che addirittura la ditta che ce l'ha fatta vorrebbe metterla sul sito perché è un'idea molto originale, non ce ne sono tante in giro. Allora, ringraziamenti a tutti quelli che hanno lavorato con noi, a Meda Maddalena, che è l'anima infermieristica del nostro pronto soccorso, che tiene insieme un po' tutte le nostre istanze e bisogni. Un ringraziamento naturalmente alla dottoressa Radice, alla dottoressa Francesca Lizzoli, che adesso dirà due parole, che ha preso tutte le responsabilità che avevo io. Quindi adesso è un po' più pesante anche lei di prima e Assolutamente. che quindi appunto porterà avanti questi lavori, compresa speriamo la realizzazione del nuovo. Vi dico anche che siccome il nuovo giardino dovrebbe essere così un po' sponsorizzato da varie persone, in parte abbiamo dei soldi ma non del tutto. Qualsiasi donazione alla Fondazione dei Quattro Ospedali, mettendo come causale giardino pediatrico, anche piccole donazioni, può esserci utile per realizzare questa cosa nel tempo. Quindi ringrazio chi lo vorrà fare. Ecco. Nel frattempo molto soddisfatta e molto grata a tutta l'equipe, tutti anche i colleghi, c'è il dottor Porta che è un rappresentante della nostra pediatria. Sono tanti pediatri che girano qua dentro e che lavorano qui, quindi anche dentro avere un ambiente più bello è piacevole anche per loro, eh? E quindi grazie davvero tantissimo a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.
dire due parole? Io raccolgo l'eredità che mi ha lasciato la dottoressa Parola, è un'eredità che condivido, perché il progetto comunque l'abbiamo anche condiviso nel momento della progettazione stessa. I bambini saranno sicuramente felici di questo ambiente che alleggerirà a loro, ai loro genitori, l'attesa e anche il momento della visita che, come diceva la dottoressa Parola, può sempre essere disturbante. Ringrazio davvero le stelle di Lorenzo perché ci hanno dato questa bellissima opportunità e mi auguro che la collaborazione possa continuare nel futuro. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Vediamo i disegni? Sì. Ecco, adesso possiamo fare il giro. Allora, quello è il disegno dell'ingresso. Ecco qua, ecco, non abbiamo anche arrivato verso l'altro. Sì, due parole anche tu. Sì, dai. Sì, no. Due parole che sei contento che faccio. Lì, sì. Ecco, qua una bella foto del dottor Russo. Grazie. Responsabile del pronto soccorso generale, quindi anche del pediatrico. No, ecco. È una bella, sicuramente è molto bello adesso perché completiamo quello che è un percorso che è iniziato già a marzo del 2020 con l'apertura del pronto soccorso nel pieno del Covid e che piano piano l'abbiamo sempre costruito, abbellito grazie alle stelle di Lorenzo. Esatto, alle stelle di Lorenzo, alla collaborazione che ci hanno dato, soprattutto con questi disegni che sono particolarmente belli e come sentivo appunto la dottoressa Rizzoli, che allieteranno almeno in un momento durante l'attesa dei nostri bambini almeno questo evento, nient'altro. Grazie di cuore a tutti. Grazie a lei.